No, non puoi passare! Orso, come stai? Molto meglio di te, carogna. Aspetta, aspetta! Flor! Flor, rispondi! Che l'hai fatto? Lei si è messa non in mezzo, io lo volevo! Vattene. Via! Qualcuno può chiamare un'ambulanza? C'è una ragazza che sta male! Sto bene, state calmi. Vieni con me. Come stai? Tesoro. Ciao. Ora io e te parliamo da soli. Ne vuoi parlare con me? Tu non ti intromettere. Ascoltami, no! Ora ti batterai come un uomo oppure chiamerai qualche altro amico dei tuoi, Mamma mia, che schifo, che schifo! Ma che cosa combini? Che faccio? Pulisco, che dovrei fare? Sembra lo faccia di proposito. Non lo faccio di proposito, dimmi una cosa. Come puoi pulire il pavimento con uno straccio per la tavola? Vanno a prendere un adeguato che pulisca dove? Ma va bene, cielo. Sembra che ora tutte le colpe sono mie. Adesso è lo straccio il problema. No, ora insegnerò un po' di educazione a quel maialino ripieno. Malala, stai seduta, è stato un incidente. Ma quale incidente? Il modo in cui mi ha risposto non è accidentale. È una maleducata. Aspetta, andiamo, parliamo come due persone civili. Guardate, quello ora l'ammazza. Va bene, ok, niente botte, parliamone fuori. Franco! Secondo me a pugni capisci meglio, amico. Fantastico! Marty, mi ha salvato la vita, grazie! No, per favore, noi non possiamo, no. Non è possibile, perché tu ora te ne vai e io rimango qui. E dove tu te ne andrai sarà pieno di brasiliane disponibili e carine. E allora tu che rimani qua ed è pieno di argentini spudorati? Titina, in questo momento. Sì. Questo momento. Siamo io e te. Sì. Qui adesso. Soli. Sì. No, per favore, no! Non mi raggirare con le parole, vattene. Non voglio che mi tocchi mai più, nemmeno con un dito, lasciami tranquilla. Così mi abituerò al fatto che rimarrò da sola e non avrò nessuno nella mia vita. È solo colpa tua, peggio per te se sei così imbranata. Senti, non fare l'attrice con me, lo so benissimo che l'hai fatta apposta per togliermi di mezzo. Chiudi quella bocca, chi diavolo credi di essere? L'ombelico del mondo? Il giorno in cui mi ridurrò a sporcarmi le mani con te sarà per ammazzarti, non per tirarti un pochino di minestra sulle mani. Senti, carina, io non ho mica un anno. Tu continui a usare gli stessi trucchetti di quando eravamo piccole, ti si bruciava l'arrosto e fingevi di essere svenuta o cieca per farla franca. Ero così brava. Oh sì, e ora che è successo? Fazzarino ha per caso detto qualcosa che non ti conveniva farmi ascoltare? Tu sei completamente impazzita, brutta, grassa, paranoica, la ciccia ti ha invaso il cervello e non ti fa ragionare. Tu rispondimi, che è successo con Fazzarino? Che ha detto? Perché aveva qualcosa a che fare con Margherita Valente. Margherita Valente non è quella che si è presa tuo marito e che ha avuto un figlio, che ovviamente è quello che tu hai fatto credere che stia in Thailandia, eh? Che succede? Alberto ti ha riempito di corna? Su, che succede? Ha ripopolato il mondo? Chiudi quella bocca, idiota! Sei comparsa di colpo nella mia vita per rovinarmela? Vuoi per caso dei soldi? Te li do. Ne vuoi un po' ancora? Te ne do ancora. Vuoi portarti via il frigo e svuotarlo? Svuotalo! Non è questo, non voglio il tuo frigo e non voglio neanche la tua grana. Non li voglio, voglio vendetta. Questa volta pagherai, Maria Laura, una per una tutte le tue azioni, perché me ne hai fatte talmente tante. E ora, nel momento in cui capirò quello che è successo con questa Margherita Valente, tu dovrai venire a chiedermi scusa in ginocchio, perché io ti giuro che ti distruggerò insieme alla scopa da passeggio, strega, con lifting scaduto! Se Beppa ha ragione, Federico sarà vedovo prima di sposarsi. No! Io la uccido. La uccido! Sì, la devo uccidere. E questo? Deve essere un cappello.
un cuscino per dormire. No, troppo piccolo. O forse per avere più di dietro o più davanti. Chissà. La strega! Bene, ho sistemato la cicciona e ora ha capito dove deve stare. Di che parlavate? Stavamo aspettando di sapere se Paloma accetterà o meno di dare alcune lezioni a Roberta. Ti conviene, con questa fai quello che vuoi e nemmeno se ne accorge. Che cattiva. Beh, quindi Paloma, ti piacerebbe dare lezioni a Roberta? Mi piacerebbe farlo, ma in realtà ho un po' di paura. No, non devi avere paura, non sarai sola, ci sarà Greta e anche Flor ti aiuterà. Aspetta, scusa. Chi è Flor? La sento nominare un sacco di volte. Sì. Flor è l'aiutante di Greta. È forte, vero Greta? Dai, avere grande forza. È la migliore che ci sia al mondo. Giusto, Malala? È così? Se lo dici tu, tesorino. In ogni caso, non dobbiamo essere precipitosi, Federico. Non possiamo affidare la sua istruzione alla prima persona che ti si presenta davanti. Ora dimmi una cosa. Dove hai studiato? Al Sacro Cuore, per i bambini non vedenti. Ah, ma se è così. Tu conosci quel posto, sei andata lì a fare beneficenza. Nicholas, per favore, Nicholas. Senti, Saputello, non ti intromettere nelle conversazioni degli adulti, è chiaro? Scusate, a me piacerebbe davvero molto, ma preferirei pensarci. Ma non ti preoccupare, se non puoi, non puoi. In fondo, ci hai appena conosciuti, strano che Mattias ti porti già a casa. È un po' precipitoso. Non vorrei essere insistente, ma Roberta deve essere subito pronta per l'esame. Abbiamo bisogno di te. Grazie. Bene, scusate. Vado a vedere come sta Delfina. No, tesoro, stai fermo lì, mangia le tue fragoline. Vado io a vedere come sta la piccina, con permesso. Ah, vedo che ti sei già liberata. E tu hai sempre la solita faccia acida che ti contraddistingue. Ho dei validi motivi, che credi? Guarda, prenderei quella torta farcita di Beba e la taglierai a fettine con le mie stesse mani. La colpa è tua, perché hai accettato che lavorasse qua? Io accettare? Ci è venuta da sola. E perché non la sbatti fuori a calci allora? Perché mi fa pena, poveretta. Non sapeva dove lavorare e comunque quando ha lavorato a casa da mio padre si è comportata egregiamente. Pensi di fregarmi forse? Non fare la croce rossina con me perché non ci casco? Perché, amore mio? Non ti permetto di pensare questo di tua madre. Mammina, quando ha dei giorni difficili, diventa una persona sensibile, ci mancherebbe. Fammi indovinare, quella donna non ti starà ricattando per qualche brutta magagna del tuo passato che non mi hai raccontato, vero? Ma che dici? Beba che ricatta a me, per l'amor del cielo. Senti, ma adesso parliamo di cose importanti. Dimmi un po', come va con quel tuo lavoretto, eh? Hai fatto quella cosa? La pancia. La pancia? È bellissima, vuoi che te la faccia vedere? Certo, sono curiosa. Sono emozionata. Di che colore è? Io l'avevo lasciata qua. Dov'è finita la mia pancia? Deve essere lì, cercala. Non è possibile, l'ha presa qualcuno. Ma chi vuoi che l'abbia presa? Andiamo. Florence e chi altri se no? Florence è andata via, non c'è. E allora è stata il panettone coi canditi. O i bambini. O la nannina. Oh, santo cielo, ho troppi nemici in questa casa. Che cosa facciamo adesso? Io non lo so. Però, amore mio, non fare la paranoica. Ora fammi il favore di pensare positivo. La pancia sarà stata buttata per sbaglio da qualche parte in casa. Ora vieni. Vieni, che Federico vuole che saluti la piccola cieca. Vieni, vieni, amore mio. Andiamo. Ecco, un po' più. Brava, è composta. Visto? Brava. Ecco, andiamo. Ma allora, questo è il bambino di Delfina. Ecco qui la principessa. Come ti senti, amore? Mi sento un po' debole, ma sto molto meglio, non ti devi preoccupare. Paloma! Oh, Paloma, che bello essere riuscita a vederci ancora. Delfina, lei non ti sta vedendo, è cieca. Dominique. È cieca. No, non c'è problema, va tutto bene. Federico! Che c'è? Ecco la prova del delitto. Cos'è quello? Il bambino di Delfina. Dimmi,
Ti piace il bimbo di Delfina? Dammi subito questo cuscino. Scusa, ma cos'è questo? Federico, posso spiegare? Non è quello che sembra. Tu non intrometterti, lo spiego che io. Che tu vuoi inventare ora, eh? Mi hai strappato tutti i giocattoli per questa schifezza. Sei sicuro, Thomas? Sono strasicuro. Questa ha detto che era il suo bambino. La tua fidanzata è una pazza furiosa, non te ne rendi conto? Non c'è con la testa. Per favore, mi puoi spiegare che cos'è questo? Di cosa sta parlando, Delfina? Dammi, te lo posso spiegare io. Non... Mamma, lascia fare a me. Vuoi sapere cos'è questo? Questo cuscino è la mia pancia. Senti, io me ne vado. Ti accompagno a prendere un taxi. Ai, stai che meglio? Che succede? Dove siamo? Sei con me, Franco, ti ricordi? Sono Franco. Appena mi riprendo t'ammazzo. No, ti ho salvato, Orso. Ti ho salvato. Ma di che parli, Franco? Perché ci hai provato con la mia donna? Chi te l'ha detto? Io... Me l'ha detto Luciana, è stata lei. Luciana, che dici? Cosa si inventano le donne per farsi notare? Ma che cosa stai dicendo? Sto dicendo che è una bugia. A me è successo una volta. Avevo una ragazza, non le davo troppe attenzioni e mi ha fatto litigare con un amico. Sai che può essere? Sì, certo, sì. Sì, è così. E la ragazza che ho picchiato per sbaglio come sta? Oh, sta con un occhio gonfio. Tu che fai oltre ad occuparti di animali? Vengo via con te subito. Ma tu come stai? Divinamente. Ti fa male? No, non mi fa male, sul serio, grazie mille. Anzi, mi piace, davvero, dammene un altro. Meno male che ce ne siamo andati, non mi piacciono i litigi. Già, neanch'io ne vado matto. Ma questa ragazza, Delfina, no? Sì? Perché si è messa una pancia finta? Ha mentito al suo ragazzo. Spero che ci sia una spiegazione convincente. Già. Senti, hanno per caso un campo da tennis qui in giardino? No, è un club qui a fianco. C'è una parete molto alta, bianca e dimmi, un club. Il tuo amico si sposerà perché è innamorato o perché lei è rimasta incinta? Sei una ragazza curiosa, vedo. Sì. Sì, manca solo che scopri che sono una pettegola e si rompe la magia. Quale magia? La magia, no? Non lo senti che c'è come... come un'atmosfera magica? Dici fra me e te? Sì. Sì, per il fatto che... ci siamo conosciuti... in modo strano. No? Che succede? Niente, stavo pensando che se piove dovrò tagliare di nuovo l'erba. Perché è alta, molto alta. Non saprei, non la vedo. Scusa. Sono così angosciata. So che ho agito male, però... sono preoccupata perché una bella pancia grossa è il desiderio di ogni madre e io... io penso che ci sia qualcosa che non va perché non mi cresce. So che è stata una pazzia, ma... non lo so. Anche se piangi, non ti perdonerò per la morte di tutti i miei pupazzi, Thomas. Capito? Non dovevo! Ha ragione, strapparli tutti per fare una pancia finta! Ma fate cattiva! Andatevene via, immediatamente! E come me ne dovrei andare? Te ne vai via, entri qui senza permesso, fai quello che vuoi! Sempre a casa tua! Voglio che lo faccia! Delfina, quello che hai fatto è stato... orrendo. Lo so. Però, non so, penso che ci sia qualcosa che stia andando male perché non mi cresce la pancia. Stai tranquilla, domani andiamo a parlare con Claudio e vediamo che cosa ci dice. Sì. Devo essere forte per il bambino. Grazie per aver capito, perdonami, grazie. In ogni caso, Delfina, sarebbe giusto che tu chiedessi scusa a Thomas. Sì. Adesso vado. Nonnina, ciao. Le mode passano, ma tu niente. Dovresti mettere un po' di colore, un fiore rosa. Se vuoi ti do una mano con un'ocra, una vana, qualcosa. No, non hai sentito la novità? No, che c'è? No, niente, lascia stare. Dimmi, che succede? Succede che è morto il figlio di Alberto, Diego Alberto, ma a te che cosa importa? Stai scherzando, è il sangue del mio sangue, come potrebbe non importarmi? Finalmente una nipote con il cuore generoso, vieni qua. Mi piacerebbe piangere, ma non esce nulla.
Perdonatemi, che cosa stai facendo? Ti hanno pestato un callo? Che cosa? Nessuna speranza, neanche per piangere, questa della classe. Abbi un po' di pietà. Ora sa che il fratello è morto. Quale fratello? Oh. Non me le fai le condoglianze? Le condoglianze? Eh? Per la morte di un bastardino che tuo padre ha avuto con una qualsiasi donna? Perlomeno potresti dirci chi te l'ha detto. Sofia ha ragione, mancano molte risposte qui. Perché dai tanto retta al Saldivar? Perché a lui ho chiesto di verificare la storia dell'eredità e l'ha verificata. Mi ha dato una grande gioia. Il bastardino è scomparso. Che insensibile. Beh, non importa chi sia il messaggero. Quello che importa è la sua morte. Permesso, ecco qui gli asciugamani. Che è successo? Non succede niente, assolutamente niente. Non si intrometta, la prego, non si intrometta. Sicuramente le hai fatto qualcosa. Non le ho fatto niente. Non ti intromettere in questioni familiari. Soprattutto, non darmi del tu. I problemi di quella poverina sono anche i miei problemi, quindi spero davvero di non scoprire che tu la stai facendo soffrire, perché altrimenti vedrà. Sfortunatamente ho già visto. A me puoi dire quello che vuoi, ma con la piccola non ti permettere. Stai meglio? Stai meglio? Così, non così. Sfogati, piccolino. Fraciccione, si intendono. Non piangere, no. Se bevo ancora acqua, vedi che succede. Mi scusi, signorina, ma che sta succedendo? Avevamo il primo appuntamento di oggi. E mi scusi, signore, il dottore è già in ambulatorio, ma non ha ancora cominciato con le visite. Calmati, Federico, vammi a comprare dell'acqua, ne voglio ancora un po'. Ancora? Vuoi allegare il bagno dell'ospedale? Guarda che è un'indicazione che mi ha dato il medico, quindi sbrigati e vai a prendere l'acqua, che è finita. Claudio! Claudio! Che c'è? Sono io. Sei sola? Mi ha accompagnato Federico, ci hai lasciato qui in piedi. Che succede? Che succede? La persona che mi deve aiutare non è qui con me. Ma che ti sei impazzito? Guarda che Federico ha molte cose da fare, deve lavorare, non possiamo stare qui tutto il giorno. Non fare tanto la dura, perché ti faccio subito l'ecografia e quando non ci saranno battiti, che cosa gli dirai, eh? Claudio, tutto bene? Ah, salute. Sai, Flor, peccato che non mi hai avvisato prima, se no avrei steso immediatamente quell'orso. Grazie, Martin, tranquillo, il mio occhio sta bene. Non ci ho pensato su, è come se fossi stato preso da una forza incontrollabile. Guarda, se mi risuccede di nuovo, io ti giuro che lascio la terapia. Che ci vado a fare? Salute, Matador! Lasciare fare a me, ora cerca subito il numero di assassino di ragni. È meglio che lo cerchi io alla D di disinfestazione. Sì, però assassino cominciare con lettera A. Si comincia con... Occhio, occhietto, occhione. Che Rick non ve lo ripete due volte. Se non viene subito la disinfestazione qui dentro, faccio un giro di 360 gradi e... Ormai... Se lei stesse zitto saremo molto più rapidi, per favore. Oh, ma che carattere da canaglia. È per questo che piace a me. Oh, per favore, c'è gente in pubblico, insomma. Va bene, lascio le tortorelle a occuparsi dei ragnettini. Potreste dirmi dove accidenti si trova la coppietta felice? Non sono in casa. Come non ci sono? Mi hanno abbandonato, io mi taglio un braccio e faccio un lago di sangue. Rick, guarda... Penso siano andati... A controllare il bambino per vedere se va tutto bene. E allora chi è che si occupa del mio lavoro, delle mie cose? Ho bisogno di gente full time, questo non è... Trovato qualcuno? Sì, uno per i ratti, fa lo stesso. No, per i ragni, specialista e deve essere il migliore. Io non ci metto un soldo, eh. Però se volete lo posso mettere sul conto della festa. Mi dia, no, beh, guardi, qui non lo potrò. Allora lei in quale lettera cerca? Aiuto, ma stanno tutti fuori, qui. Stai male per quello che mi hai detto su tuo padre? Per mio padre, per tuo fratello, per il bambino. Per Delfina. Ti giuro che se continuo a stare così mi faccio mangiare dai ragni di Rick. Perché tutta in nero, Sofia? Dai, ti vestirai così quando sarai più vecchia, più triste. Non l'hai saputo, Flor? È morto il fratello che non ho mai conosciuto. No, scusa. E io non riesco a piangere. Su, vedrai che riuscirai a piangere, è così triste. Io ci ho provato, ma non mi viene. Vado al lavoro, magari lì ci riesco. Sofia! Poverina, mi dispiace. È davvero confortante sapere che certe cose non cambiano. Eccetto me, che ora sono felice, però alla fine... Flor, hai un minuto.
Finalmente. Claudio, ti rendi conto che ci hai messo un'eternità? Che è successo? Vedi, l'ecografo si era rotto, è sempre un apparecchio elettrico. Comunque è venuto il tecnico e adesso funziona bene. Ti sei innervosita, Delfina? È chiaro che sei innervosita, come poteva essere altrimenti? Saremmo venuti un altro giorno. Funziona adesso quel coso? Sì, sì. Tutto bene. Ma sì, va bene adesso, no? Ora faccio la visita e vediamo che cosa ci dice. Ormai siamo qua, è tutto a posto, vero? Sta tranquilla, va tutto bene. Va bene, iniziamo. Vedi, le madri sono sempre così nervose, molto ansiose. Sì, è possibile. A me sembri tu quello ansioso. Bene, tu tienimi la borsa, perché io non vedo l'ora di farti vedere questo bel bambino. Ecco, tienimi anche la giacca. Sì, però rilassa. Rilassati. Sì, ora. Ecco, ti metto questo per non avere freddo, d'accordo? Sì. Sicuro che funziona bene adesso? Ora. Sì, ora vedrai. Sbottonati un po'. Ah, sì. Non guardate. Ah, sì. Allora, siete pronti per vedere quello che vi aspetta? Sì. Va bene, cominciamo. Adesso appoggerò l'ecografo sull'ombelico della mamma. Ecco, che così. Emozione! Tranquilla, che non morde. No, bene. E ora lo sposto e vediamo che cosa c'è sulla destra. E stop! Mi fermo. Bene. Ora saliamo verso la sinistra. Piano piano, così. Ecco. Sì, fermiamoci qui. Claudio, che dici? Sembra che tu stia giocando con la PlayStation. No, sì. Già, vedi? Vedi quel puntino laggiù? Lo vedi che si spegne e che si accende? No, dov'è? Dovreste vederlo bene. È il suo cuoricino. È il cuoricino di Junior, tesoro. Bene, abbiamo finito. Basta così. Sto togliendo l'ecografo e lo metto. Qua. Bene, per fortuna è tutto a posto. Per fortuna, sì. Sai, mi sorprende che una persona con la tua esperienza si possa emozionare così. Sì, no, Federico, vedi, ogni caso è unico. E ti dico che questo bel bambino non lo scorderò mai, ce l'assicuro. Che bello, sai che c'è? Ero un po' preoccupata perché va tutto bene adesso, però sono così dimagrita. Siamo preoccupati per questo. Sì, no, Delfina, è la tua corporatura. Sei primipara. Ah. La pancia comincerà a spuntare tra un mese e mezzo. Uscirà di colpo. Tu preoccupati di mangiare. Sì. Bene. Claudio, ascolta, lei sta insistendo per fare l'esame del DNA. Si dice così, no? No, per ora è sufficiente. Alla prossima sicuramente lo faremo. Ora andate perché ho ancora tanti pazienti. Bene, grazie mille. Figurati. Ti ringrazio. No. È stato davvero un piacere. Guardati. Grazie ancora per tutto. Grazie. Scusa, ma mi sono arrabbiato. No, capisco. Normale. Stai attenta dove metti i piedi. Sì. Cavolo, mi si è addormentato un piede. Ai! Scusa, Federico. Scusa, io vorrei... Grazie. Grazie, non te l'ho detto, ma sono così solo con questa storia della gravidanza. Lo so, io non sono preparato, lei sì, ovviamente, ma io no, e quindi sai... Sì, capisco, è normale, ti è toccato. Ed io come professionista ti starò accanto. Quindi tu dici che è normale? Sì, rilassati, tranquillo. Prendi un bicchiere d'acqua mentre esci. Ah, dimenticavo, il referto. Sì, grazie. Bene. Grazie. Figurati. Uffa, se n'è andato. Accidenti, mi era venuto un crampo. Senti, ti può venire anche un crampo al cervello, ma finché non ti dico di muoverti, tu resti ferma come una statua lì sotto. Claudio, non essere aggressivo. In fondo sono donna incinta. Dimmi se va meglio. Sì, sarò guercia ma con l'occhio fresco. Sì, ma te le cerchi. Come ti è venuto di metterti in mezzo mentre mi stavano picchiando? Ma come ti è saltato in mente di metterti con la donna di quel tipo? Sarà che devo dimenticare? Scusa, cancella quello che ho detto. Stai meglio? Rispetto a tutto quello che sto passando, questo non è niente. Parli di Federico. Sei sparita, Flor! Sì, ci devi aiutare! La morte dei miei pupazzi non sarà dimenticata. Voglio una grossa punizione per Delfina. La deve pagare! Che succede? Non capisco. Di che parlate? Che hai fatto all'occhio? Niente, un incidente non è nulla. Cos'è successo? Sai cos'è questo? La pancia di Delfina. Ma che cosa dici? Dice la verità. Delfina è più magra di una scopa, l'abbiamo vista. E per non far sospettare niente si è messa questo. Che? Sì, quella falsa è così falsa che si è fatta una pancia falsa. Così.
Non sono così sicura che Delfina aspetti un bimbo. Un momento, ora che ci penso, Titina mi aveva detto una cosa del genere. Oh, ti allora prego, vuol dire andiamo, che lei... Delfina sarà pure falsa, ma è andata con Federico a fare un'ecografia, il bambino c'era. Mi vuoi dire che anche il medico è falso? Scusate. Non lo so. Adesso possiamo parlare, per favore? Bene. Permesso. Così non ci sarà la vendetta. Dobbiamo trovare un'idea. No, non ci penso proprio. No, ma no, siete troppo pericolosi andiamo. Per me. No, no. Violetta da Chieres, te lo dico io. Chieres, vengo! Violetta, Violetta del mio corazon. Ma sento che mi guardano, questa casa invasa dai ragni, continuano a guardarmi, mi perseguitano. Mi sento un aracnofobico. Mi dica... sarà il serial killer dei ragni? Mi sembra che ho la vista a raggi X. Sono qua come lei. Apro la porta e vediamo chi arrivo. Il serial killer del tuo ragno. Tu chiami, lui crepa. Il disinfestatore? È lei. Per caso le sembra un arredatore d'interni? Che divino che sei, grazie, togliti. Sono Rick come Bogart in Casablanca. Che strano. Io sono Braulio, l'uccisor di tutto il mondo. Quindi sei il Terminator dei ragni? Sono io, il migliore, la pistola più rapida di tutto il paese. Dove infilo il veleno non cresce neanche una formica. Il mio Attila. Ora so come vendicare Thomas. Bene, se mettiamo questo inchiostro nella macchina del disinfestatore e gli diciamo di spruzzarlo nell'armadio di Delfina, addio alle sue cose. Mi piace. I miei pupazzi per i suoi vestiti, sei una grande. Beh, sì, insomma, geniale. Non è così grande perché non ha detto come metteremo l'inchiostro nella macchina di quel tizio. Quindi diciamo le cose come sono. Non ci possiamo avvicinare. Sì che possiamo. Bene, tutti quelli bassi devono sloggiare perché da un momento all'altro arriverà Greta con il disinfestatore. Che è successo? Caccia, cucciolino mio, che sei così triste. Che è successo? Oh, bebina. Bebina, sei l'unica che può aiutarmi a salvare l'onore. Che mi capisci? Non ho capito niente, ma non importa. Oh, mi do i bacini, piccolino. Chiedimi qualsiasi cosa. Non importa cosa sia, ti aiuterò sicuramente. Conta su di me, vieni dalla zia, piccolino. Basta, basta, vattene, vattene. Bene, ascolta. Ti lascio lavorare tranquillo perché già i polmoni pieni di quella schifezza per i ragni. Quando hai finito, basta. Quando hai finito in questa stanza, ascolta quello che ti dico. Vieni nella camera degli ospiti, che è la camera della sposa. È molto importante, è chiaro? Ok, in due minuti sono là. Bene. E questo? Questo è un tesoro. Questa è una specie rarissima, unica. Piccolini, avete cambiato padrone. Serial killer, hai lasciato la tua borsa di sotto? Oh sì, arrivo. Forza, togliti quello scafandro che pesa 2000 kg e vieni di corsa. Arrivo, arrivo. Amica mia, non me la racconti giusta. Per me, tu sei innamorata persa di Raoul. Quel tipo con me si è comportato male. È stato un imbroglione. Mi ha lasciata sola a lottare contro la vita e non lo sopporto. È sparito, capisci cosa ti dico? Sparito, sparito, appartiene al passato, punto. Dici sempre che cosa le stesse dico cose, sempre? Ma alla fine... Io non... Permesso, tutto bene? Oh... Come va? Bene, allora io
vado a mettermi un po' di questa, che mi tiene i capelli così luminosi. Se fa pure quello che vuoi con la schiuma, ti posso chiedere un favore? Sì, quello che vuoi. Puoi rimanere tu in negozio? Come no? Io torno subito, tra un attimo. Andiamo fuori a parlare. Andiamo. Bene. Vedete, bambini, io mi sono pentita. All'inizio ho detto subito di sì perché ho visto il mio tesorino bello piangere. Ma che cosa avevate in testa? Io sono una donna grande e non posso fare questi scherzi da bambina. Non puoi tirarti indietro proprio adesso, no? E poi Delfina se la merita davvero questa vendetta. È una strega malefica. E va bene, Delfina, sarà anche quello che dici tu. Però io non posso certo fare una cosa del genere a mia... A tua chi? Mia niente meno che padrona. Che volete? Che lei mi sbatta fuori di casa? Però, a volte bisogna saper rischiare anche la vita, Beba. Insomma, da che parte stai? Ti prego, sei mia amica o mia nemica? No, non mi fare questo, no, così non mi metto a piangere, piango questo. Vuoi, devo piangere. Andiamo, no, Beba. No, 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 no. Del mondo. Eccomi qua, sono venuto per fare giustizia con le armi improprie. Da dove inizio? E comincia da dove vuoi, Terminator, ma non lasciare nessuna bestiaccia libera e in giro, eh? Massacro la farfallina qui accanto! No, 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 grazie. Cosa ci fate tutti nella mia camera? Chi è questa astronauta? Il serial killer! Ta-da! Ta-da! Lo sterminatore di aracnidi, signorina. Sono venuto per liberarla da tutti i mali. Alleluia! Alleluia! Una alleluia! Sola! Di nuovo! Alleluia! Ma per favore, andatevene immediatamente dalla mia camera, voi tre. Anzi, andate tutti fuori. E lei, se proprio vuole un animale in questa camera da poter sterminare, c'è Beba, il maialino coraggioso, fuori! Se ne vada lei da qui. E tu vieni da questa parte. Permesso, grazie. Proprio qui ho visto un ragno enorme come un uovo fritto fra i vestiti. Indietro! Indietro! Sì, è lì! Si muova presto! Bum, bum, bum. È gigante! No! No, i miei vestiti no! No! Ma cosa ha fatto? Che ha fatto, brutto avvelenatore di insetti? Guardi come sta la mia opera, Gina! Guardi come l'ha ridotta! No, smettetela di dire sciocchezze, vi prego, Erode! Torna! Delfina, ma che cosa dici? Tu sei pazza. Sai che Erode ha fatto uccidere centinaia di poveri bambini. No, no, non sapevo che cosa stavo dicendo. Sono stata malinterpretata. Non so cosa vuol dire non volevo. Questo assassino incosciente ha rovinato la mia collezione autunno-inverno. Portatela via di qua perché voglio morire. No, no, signorina, non muoia. Io non so cosa ho fatto, mi scusi. Non c'entro niente, non so che cos'era. Ah, non lo sa. L'unica ad aver toccato quella pompetta sei tu. Quindi te ne assumi la responsabilità. Per favore, state zitti. Non vi voglio più ascoltare. Zitti, fagli uscire. Va bene. Avete sentito che ha detto Delfina? Uscite tutti da questa stanza! Guarda, sterminatore, fuori di qua! Veloci, veloci! Fuori, 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 fuori! Amore mio, guarda cosa mi hanno fatto! No. No, 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 non abbracciarmi, no, 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 no. Non so chi abbia messo quella robaccia nera nella macchina, non sono stato io, lo giuro! Stai calmo, non ti preoccupare. In fondo capita a tutti che ogni tanto le cose si facciano nere. Sì, ma adesso loro non mi vorranno pagare. E in più finirò in tribunale per aver macchiato i vestiti. Si rende conto, signorina? No, meno male che non l'hai fatto col mio guardaroba, che è carissimo. Altrimenti ti avrei fucilato. Uomo di latta. Ma dai, non preoccuparti. Ti do comunque l'assegno che mi avevano dato per pagarti. Però ti chiedo un favore. Togliti quella robaccia, quel vestito, quel caschetto che hai in testa. Perché se mi sporchi in giro, ti giuro che ti spacco la faccia. No, 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 stia tranquilla, signorina. E questo? Oh, il mio ragno! Tu stavi rubando il mio ragno! No, no, mi sei spaventato, piccolino! Allora quelle bestiacce sono tu, eh? Io... Comincia a correre veloce perché ti strappo la parrucca, nano! Ma non ti vergogna rubare gli animaletti a quel povero bambino, eh? Vattene, fatti pagare dal nuovo ragno, vieni qua! Beh, mi piacciono molto le storie che finiscono con un lieto fine. Soprattutto quando è colpa nostra. Io ci sto provando, ma non so se riesco a riprendermi dal colpo. Quello all'occhio? No, zio, non all'occhio, al cuore. È orribile quello che hai fatto.
Vedi, tesoro, io ti capisco, capisco davvero. Che ne so? L'unica cosa che vorrei dirti è che tuo padre... Sì, tuo padre, Edoardo ed io, ti vogliamo bene, ti amiamo profondamente con tutto il cuore, capito? Perché tu sei la nostra famiglia. Edoardo voleva che sapessi la verità. Anche se questa verità è terribile. Ti giuro, tesoro, che mi sento così inutile, perché mi fa così rabbia non riuscire a trovare una parola che aiuti il tuo cuoricino così ferito, così solo. L'ultima cosa che voglio dirti è che tu per me non sei mai stata la figlia di Margherita, no, tu sei stata la mia nipotina, l'unica che io adoro. Zio, aspetta. Sì. Dammi tempo. Io sono arrabbiata con mio padre, non con te, con... Edoardo. Forse lo andrò a trovare. Non c'è niente da raccontare. Sì che mi devi raccontare. Ieri non sei tornata a dormire e oggi sei triste. Hai salutato tuo zio come se non lo dovessi rivedere. Che succede? Non sono affari tuoi, Robertina. Non ti intromettere. È vero che da grande hai detto che vuoi studiare le lingue. Ma oggi la tua lingua è più tagliente che mai, te lo assicuro. Ah, la pensi così? Molto bene. Non ti racconterò che cosa è successo con Delfina. Pensavo fossi curiosa di saperlo. Sì? Vieni, Paloma. Permesso? Come va? Flor, ti volevo presentare Paloma, la nuova insegnante di Roberta. Ciao, come va? Ciao. Flor. Insomma, no, non è giusto, perché... Dai, niente, dai, vedi, io credevo di non volerlo. Non lo volevo un fratello maschio, ma poi ho pensato che... In fondo sarebbe stata una buona compagnia, no, potevamo su, parlare. Non piangere, ora è morto, basta. Ascoltami, tranquillizzati, stiamo uniti in questa cosa. Ti aiuterò io, ti prometto che starei bene, eh? Hai detto, cioè, che ho detto ora? Hai detto stiamo, è come se fossimo quasi una famiglia. Però tu non sai una cosa, vedi, ora mio padre se ne va via. Questo vuol dire che non ci sarà più nessuno in casa. Potremmo iniziare a formare una famiglia, non avere nessuno che ci disturba. E insomma, stare tranquilli. Che c'è? Bata. Sì? Tu non mi tocchi neanche con un dito fino a quando ci saremo sposati in chiesa. No, poi ora sono in lutto e sto anche lavorando. Quante storie che fai? Quanto sei noiosa quando parli così? Sei sicuro che tuo papà se ne va? Che sta succedendo? Amore, devi stare un pochino più attenta. Lo vuoi un consiglio da mammina? Puoi chiedere al dottor Bonigia che ti faccia una pancia col silicone. Sarebbe carina. Rimane attaccata bene al corpo. Non cade, non si nota neanche. Sembra naturale. Ma non è un po' difficile da portare? Beh, ma per quanto tempo sarà? Finché non perderai il bambino che non hai mai avuto. Vita mia. Poi cosa facciamo con la pancia? La usiamo come un cuscino. Poi che farai tu? Volerai a Parigi a rinnovare il guardaroba e anche a tirarti un posto di morale, eh? Mamma, ti voglio tanto bene. Sei l'unica che riesce a farmi cambiare umore rapidamente. Amore mio, che vita mia. Noi adesso dobbiamo festeggiare, perché la vita è una festa. E noi due come siamo? Brillanti! Prendiamo in fretta. Vado a prendere un brandy per festeggiare il fratellino che sta salutando tutte le paludi della Thailandia. Molto bene. Così vi volevo sentire. Sembrate due streghe, ma adesso voi due vedrete, perché questo io non lo permetto. Ma perché hai scelto una ragazza cieca, Mattias? Io non mi fiderei a lasciarla sola con Roberta, non sarà pericoloso?
Sì, lo so che Roberta è veramente tremenda, però secondo me andrà d'accordo con Paloma, non si comporterà male. Vedi, si stanno conoscendo, una cosa informale. Se non va bene come insegnante, ne cercheremo un'altra. Sai che cos'è che mi spaventa? Che Roberta è molto furba e Paloma deve esserlo di più per convincerla a studiare, perché sennò, beh, non servirà a niente e non passerà neanche l'esame. Vedrai che si troveranno bene insieme. Quando conoscerà davvero Paloma, la adorerà come tutte le persone che l'hanno conosciuta. È così carina, ha qualcosa... Vado a dire a Federico che stanno parlando. Ma chi li prende? È così... Starò cercando di dimenticarsi di Maya. Meglio non sapere... Florencia, dove sei? È stata davvero bella, sai? E sì. Quando ce ne sarà un'altra? Questa era per l'anniversario di Bonafide, la rifaranno l'anno prossimo. Cavolo, e dobbiamo aspettare un altro anno per vincere altri soldi. Vieni qua, scusate, vieni, ma che vieni. Che fai? Che vuoi? Ma perché l'hai detto a Orso? Sei impazzita! Perché ti ho visto con Nata. Ah, era per questo? Sì, è perché non mi piace farmi trattare da idiota. Certo che hai proprio una gran faccia tosta con tutto quello che hai fatto a Orso. Non mettere Orso in mezzo perché non c'entra niente, sono affari miei. No, sono anche i miei, non ti farò giocare come ti pare, ma chi ti credi di essere? E invece lo farai, perché sennò andrò da Orso e gli dirò che ci stai provando. Che sta succedendo qui? Vorrei che riuscissimo a parlare un po' di più io e te. Volevo chiederti come stai e... Che cosa hai fatto qui allo zigomo? È successo qualcosa alla festa? No, non ho fatto niente. Com'è andata l'ecografia? Tutto bene o dentro la pancia c'è un pupazzo squarciato? Quindi l'hai già saputo? Sì, tutto bene? Sì, tutto. Sì. Meno male. L'altra notte Carlos è rimasto ad aspettarti. Non ha cenato, ma ti aspettava. Gli ho già parlato. Ti racconto una cosa. Una storia che il mio papà mi raccontava spesso. Una bella storia? La storia di una ragazza che soffriva per amore finché non trovò l'uomo giusto. Poi ho capito che mi stava raccontando di lui e della mia mamma. Te l'ha raccontata perché anche tu possa trovare un uomo che ti ami e ti renda... felice come davvero meriti. Forse l'ha raccontata per Franco. O forse l'ha raccontata perché dimenticassi te. Sì, sicuramente per questo. Sicuramente. Un padre vuole il meglio per sua figlia. Lui non è mio padre. Non deve voler niente da me, perché non lo ascolterò. Flor, per favore, non dire così. In fondo cos'è un padre? Una persona che ha il tuo stesso cognome, il tuo sangue, una persona che ti segue e ti ama per tutta la vita. Non lo so, ormai io non saprei distinguere un piccione da un elicottero, non... Allora prova a pensarla in questo modo. Edoardo è la persona che tua mamma ha voluto che fosse tuo padre. No, non è così, perché mia mamma è stata ingannata, è stata ferita dalla vita. Immagina quanto deve aver sofferto. La sai una cosa? Quando io avrò una figlia. Le vorrai dare il nome della tua mamma? Sì, la chiamerò Margherita come mia madre. È bello. Tu e tua mamma avete un nome molto dolce. Tu e tua mamma avete un nome dolce, deve essere lo stesso, sono sicura, che carino. E dov'è tua mamma, Flora? Beba, per favore. Mia mamma è morta. Oh, scusa. Ma che figuraccia. Sì. Scusami, perdonami, no, non volevo... No, va bene, tranquilla, perché mia mamma sta con me, sempre. Vive dentro di me, nel mio albero, nelle fatine, nel mio cuore. Ah, lei doveva essere una madre deliziosa, è così? Sì. E sono sicura che ti ha messo il suo stesso nome per non fartelo mai scordare. No, io non mi chiamo come lei. Ah, no? E lei come si chiamava? Le falta el viento sobre...